Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Salutiamo Michele che è qui questa sera con noi. Buonasera, Buonasera a tutti. Ciao. questa sera riprendevamo un po' la tematica affrontata la settimana scorsa, cioè quella del delfine, delfine che si ha tante volte, delfine che si ha sempre in mente da, diciamo, semplici collezionisti, semplici raccoglitori inizialmente, ma si ha sempre in testa qualche ambizioso progetto. Ed è proprio la storia, il percorso di Michele che ha fatto negli anni, quello che vogliamo chiedergli appunto questa sera, raccontando un po', facendoci raccontare e cercando di fargli delle domande curiose per sapere l'evoluzione che c'è stata perlomeno nella sua passione e nella sua storia. Allora, ribuonasera Michele. Allora, Ciao, buonasera a tutti. come è nata la tua passione? Prendendo anche come ha raccontato Andrea giovedì scorso, se vogliamo fare un confronto tra collezionisti con diverse esperienze, come è iniziata la tua passione? Beh, è semplice, io ho la fortuna di avere un piede, delle radici forti sulle Dolomiti, a Moena in Val di Fassa. E a parte una lunga tradizione militare di famiglia, mio nonno italiano, pilota da caccia contro gli austriaci o osservatore contro gli austriaci, sto scavando su questa cosa. E poi la famiglia Federspiel, legata al Sud Tirolo da sempre, questa casa nelle Dolomiti, è un nonno alpinista appassionato che già da piccolissimo, a 6 anni, mi sono fatto il mio primo 3000. Mi portava a passeggiare tra Bocche, Costabella e dintorni ed era pieno di reperti dappertutto. Ci si inciampava, si tiravano su gli elmetti guardando se non fossero danneggiati dalla battaglia. Oggi ci piacciono tanto i battle damage, ma all'epoca erano i più rovinati, si mollavano lì e un po' alla volta è iniziata una raccolta guidata, aiutata dalla famiglia, perché la mia è una famiglia di collezionisti, quindi la mia nonna in particolare mi disse: devi scegliere un tema, devi concentrarti. E quindi, mano a mano che da 6 anni, con le cartucce, la baionettina, via dicendo, sono andato avanti, è venuta una voglia di proseguire in una direzione ben precisa, che era quella del recupero, della conservazione della storia dei sudtirolesi, dei ladini nella Grande Guerra. Però una cosa fondamentale che sta dietro alla passione per lo scavo, io ho fatto recuperante per tantissimi anni, sempre senza metal detector, pur facendo picco e badile assai, ma si andava più a zone archeologiche che non, e lì ovviamente senza distinzione fra italiani e austriaci si raccoglie quello che il territorio ti offre. La forza scatenante di tutta questa cosa per me è stata la ricerca di chi fossero gli uomini che stavano dietro a questi oggetti, la loro storia, la loro vita, la loro passione, nel senso di passione come la passione di Cristo, cioè sacrificio, il loro credere e una voglia tanto di andare al di là delle dicerie, dei luoghi comuni, perché poi negli anni in cui io ho cominciato a occuparmi di questa cosa più seriamente, cioè dagli anni, io sono dal 64, quindi dall'inizio degli anni 80 in poi, quindi leggendo, studiando e andando a intervistare i reduci, la necessità è stata quella di andare a approfondire su diaristica e storiografia contemporanea o quasi di allora, cioè i testi di Snenghi, i testi di chi, dico Snenghi fra tanti altri, i testi di chi è andato a fondo nella Grande Guerra, togliendo tutto quello che era la retorica, cancellando tutto quello che è la retorica, cosa che adesso a me preoccupa molto perché di retorica se ne sta ricominciando a fare un sacco, c'è gente che parla come durante il ventennio. Il suo centenario è stato celebrato delle volte come se fosse il centenario della vittoria, no, non è il centenario della vittoria, è il centenario di un ricordo, di una guerra che è stata una sconfitta per tutti. Quindi, ma a parte questo mio sentimento, che può essere condiviso o no, ogni tanto litigo su Facebook con un po' di gente su queste argomentazioni, il punto era proprio quello di capire gli uomini che stanno dietro questa cosa, Certo. con tanta passione e tanto studio, ovviamente. Assolutamente sì. Sono anche capisco perfettamente il tuo punto di vista
si è celebrato, infatti, penso in tutta Europa, la pace, non la vittoria, quindi capisco perfettamente. Immagino che negli anni, soprattutto iniziando diciamo così, nello scorso secolo, di materiale le montagne, ma anche le case erano assai, assai ricche. Raccontaci un po' dal punto di vista proprio di oggetti, alcuni recuperi, alcune cose così, e poi diciamo il fine di tutto questa. I recuperi quando sei ragazzo e quando eravamo ragazzi noi erano recuperi facili, fra virgolette, un po' di faccia tosta, amicizie con i contadini, ricerca e via dicendo. Devo dire che a me in Fassa e Fiemme ha facilitato molto il fatto che capivano che c'era già voglia di fare qualcosa per la storia dei tirolesi, che è una storia negata e nascosta fino a poco tempo fa. Per cui quando tu andavi nelle case e dicevi Hast du Valk da Vera, cioè hai qualcosa di militare, io parlo ladino correntemente, eccetera, e spiegavi anche lo scopo di questa cosa, la voglia di dare il materiale era tanta, perché era la voglia di tirare fuori la memoria dei nonni. E proprio da questa cosa qua viene poi una passione di cui parleremo dopo. Mi hai chiesto di ritrovamenti eccellenti. Beh, tanto dalle soffitte delle case moinesi sono usciti berretti, calzature, cinturoni, cari canastri per la sfarzolose, slitte per le sfarzolose, elmi, moinesi, fiammazzi, tutta la valle, felmiuzze del terzo reggimento, landeschutze e tante altre cose, fotografie ovviamente. Tutta una serie di piccole cose, per esempio quegli Abzeichen del Kriegsvorsorge dedicati alla Val di Fassa, molto rari, quello col pastore, quello con l'aquila tirolese, distintivo del 92esimo reggimento che era Bocche, distintivo del 74esimo, probabilmente riportati indietro da qualcuno perché io non credo che fossero utilizzati lì in zona. Bisognerebbe sentire Emanuele Marchi se per caso il suo 92 o 74 sono ritrovati da quelle parti o da altre parti, io credo da altre parti. E poi, una cosa fondamentale, bellissima, è la ricerca fatta sui personaggi viventi, perché quando io ero ragazzino noi avevamo un paio di stanciuzze ancora vivi, tra cui Giuseppe Felicetti Sonpin, di cui nel nostro museo Mostra Temporanea a Moena abbiamo il filmato con l'intervista fatta negli anni 80, quindi il vecchio Giuseppe parla della sua esperienza di guerra come giovane stanciuzza a lungo, la sua uniforme completa, le sue fotografie da giovane e il filmato da vecchio. Quindi un quadro completo di una persona che tra l'altro ci racconta una guerra con commozione, con partecipazione, senza animosità, con una decisa logica politica, perché lui è ed era un uomo che difendeva casa sua dal possibile arrivo dell'invasore italiano, senza alcuna logica politica di cattiveria, ma tirolese, ladino, e tranquillamente come il 90% dei tirolesi, dei ladini, dei trentini, assolutamente schierato a difendere la propria identità, il proprio territorio, propria moglie, i propri figli, la propria casa. Non c'era la politica di oggi, c'era semplicemente che se andavi in guerra in Galizia ci andavi malvolentieri perché andavi a combattere contro sconosciuti, come dice Battista Chiocchetti, che dobbiamo ammazzare, che ci ammazzeranno, non si capisce perché. Ma quando sei a Cimabocche, al Passo San Pellegrino o sulle Tre Cime di Lavaredo e hai casa tua con la tua famiglia dietro, ti tocca imbracciare il fucile e viene logico difendersi. Assolutamente. E forse andiamo già un po' avanti nel discorso che volevi fare, ma portare sullo stesso piano questi soldati e ricordarli, è stato che riscontri hai avuto dalle prime mostre, dalle prime volte che hai un po' valorizzato questa storia? La mostra della fine degli anni Ottanta a Moena, chiamata Un pezzo di guerra, l'allora sindaco italiano, dico perché non era un ladino, Giuseppe Domenico Magalotti è un emiliano che era sindaco a Moena e che un giorno viene da me e dice: Senti, facciamo qualcosa con la tua collezione.
a Natale non abbiamo organizzato niente di particolare per i turisti, vuoi che facciamo un'esposizione su Moena nella Grande Guerra, un pezzo di guerra, una finestra, una feritoia. E allora, va bene, ci siamo messi alle scuole elementari, abbiamo fatto dei banchi con gli oggetti, un po' di manichini c'erano già, la storia di Moena della Prima Guerra Mondiale, che comincia nel 14 con i moenesi che vanno in Galizia e finisce l'11 novembre 1918 con l'entrata dei bersaglieri a Moena. Gli italiani durante la guerra non si sono mai visti. I moenesi, quando arrivano gli italiani, gridano viva l'Italia una, guai se fossero due. Quindi la rappresentazione di un territorio come il territorio ladino era nella sua quasi integrità, qualche redentista c'era, che vive la sua realtà di territorio austriaco che deve fare la guerra come si è obbligati a farla quando c'è l'obbligo, tristemente, duramente, ma così. Abbiamo raccontato questa cosa, erano tempi difficili perché il turista tipico italiano, allora sessantenne, settantenne, quindi sicuramente educato alla scuola del ventennio, di fronte al risollevare un coperchio di storia di chi era sconfitto e non doveva più parlare, hanno sbarellato, hanno chiamato i giornali, confusione, questi, gli austriacanti, tirano fuori tutto e via dicendo. Notare che la mostra aveva anche una piccola sezione, molto tenera, molto delicata, nei confronti del sacrificio degli italiani dall'altra parte, per quanto si chiamasse un pezzo di guerra. Niente di meglio che avere l'occasione di fare questa cosa, per cui questo ha dato pubblicità, ha fatto arrivare un sacco di gente, abbiamo fatto un sacco di visite, un sacco di successo, e l'estate dopo, o due estati dopo, è stata fatta già subito una grande mostra completa, che non era un'esposizione da scuola elementare, ma era una cosa sotto l'ala ufficiale dei comuni di allora. Ne abbiamo fatte a Ziano, a Moena, a Lamon e via dicendo, 14 esposizioni temporanee in vari posti, una sempre più grande e più organizzata dell'altra, in un'ottica di divulgazione culturale della Grande Guerra, sotto gli aspetti militari, collezionistici, umani. Io non ho mai, diciamo, pur essendo un collezionista appassionato, cercato la perfezione del numero di pezzi nell'ottica di creare un'esposizione di biblioteca degli uniformi, di biblioteca degli oggetti. Certo, più ce ne sono, più è interessante che ce ne sia, e più sono perfette, complete, rigorose nella loro qualità, nei pezzi e via dicendo. Però lo scopo fondamentale è l'uomo che ci sta dietro, indifferentemente che sia italiano o austriaco, perché la grande soddisfazione che abbiamo, credo, con Mauro Caimi, che mi accompagna, con cui ci accompagniamo in grande sintonia da tutta la vita in questo lavoro, ruoli divisi, ognuno fa il suo, ma lavoriamo insieme da anni scrivendo e curando mostre. Anche lui è curatore onorario del Museo Ladino di Fassa, sezione Grande Guerra. È proprio questo obiettivo. L'uomo deve venire fuori, non importa se sia un austriaco o un italiano. Poi bisogna dare giustizia alla storia. Quindi questo è stato un altro passo successivo quando si è creato il fondo museale, di cui poi, se volete, parliamo. Sì. Beh, molto, c'è un commento molto carino di Stefano, che dice: mi ricordo la prima mostra degli anni Ottanta con l'allestimento nel fienile in Piazza Ramon. Ero ragazzino e mi ci portò mio nonno. Quindi molto, molto carina questa cosa. Ma grazie, Stefano. Ascolta, perché nasce la passione, allora? La passione di fare la mostra nasce dal fatto di voler mettere a disposizione del pubblico il materiale e la storia, non solo il materiale. Io ripeto, l'amico che ha fatto l'esposizione settimana scorsa, Andrea Marighetti, di cui ho una stima ed è un collezionista sopraffino, se ho capito bene, ha dichiarato un obiettivo che è quello di centrare una logica dei pezzi, della completezza su un determinato tema, il che viene fatto ovviamente senza mettere dietro la storia, è logico perché tutto c'è, però per noi, per me, per Caimi, secondo me, e per le istituzioni con cui lavoriamo, è proprio il messaggio. E le valli ladine su Tirolo avevano bisogno di un luogo, non c'era un luogo dedicato, perché Rovereto, pur essendo un museo che io stimo moltissimo e sta cambiando oggi, tra l'altro avrei molto piacere di fare una chiacchierata con il nuovo curatore, perché vedo che si sta muovendo in una direzione finalmente
attiva e fresca di fare storia, di modo di fare storia, la logica è proprio quella di, a un certo punto, di dire bene, allora, i sudtirolesi dove possono vedere la loro storia, dove hanno la storia dei loro nonni, quelli di lingua italiana, quelli di lingua ladina e in parte quelli di lingua tedesca, a Innsbruck, al Berghiesel, al Museo dei Kaiserjäger, al Museo dei Kaiserschütze, che per i miei gusti sono anche questi musei straordinari, ma un po' troppo didascalici, cioè troppo dedicati all'esposizione degli oggetti, non ad oggetti che parlano, perché il punto è questo, il trasferimento del messaggio dall'oggetto alle persone che visitano. L'esposizione pura di cose anche bellissime non deve esulare dal fatto che chi entra nel museo esca con un messaggio e con delle emozioni. Allora è chiaro che se andiamo come collezionisti e vediamo una impeccabile uniforme da dragone, ne coglieremo tutti gli aspetti. E questa è una cosa buona, ci deve essere. Ma poi il resto è dedicato al grande pubblico, se fai un museo, fai una mostra permanente. Il grande pubblico con quale messaggio deve uscire? Deve uscire con la curiosità, la comprensione del fenomeno Grande Guerra, nei suoi aspetti sociali, dal disastro delle trincee, alle donne che lavorano nelle retrovie, alla politica di ciascun popolo, alla partecipazione o altro, ma soprattutto mia grande soddisfazione è quella che quando escono dalla Gran Vera, ne sono certo, escono commossi, prima di tutto, coinvolti, e poi si precipitano al bookshop a comprare degli altri libri, cioè a comprare quell'approfondimento che permette di rendere una mostra, un museo, vivi e continui. E poi tornano, perché riscrivono, siamo tornati ancora una volta per vedere questo, per vedere quello. Sì, 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 sì. Un po' la tematica che stavamo anche affrontando, un po' il continuo anche girare, trovare, dare dei nuovi spunti, sfruttare anche un po' questa cosa per il turismo. Infatti, credo che ci sia appunto un collegamento sul territorio, al di là di quello che mi stai dicendo, che voi raccontate, quello che è successo in quelle montagne, in quelle valli, i reparti che c'erano, gli uomini che c'erano, c'è anche un collegamento sul territorio. Vuoi parlarmi di questo collegamento? Assolutamente. Allora, Val di Fassa, a Moena, esiste un'associazione di cui io faccio parte da qualche anno, si chiama Società Storica sul Fronte dei Ricordi, è un'associazione volontaria che negli anni, in decenni, di lavoro pratico, quindi picco, badile, conservazione, sicurezza alpinistica, ristrutturazione, associazione che fa capo a Livio De Francesco, fatta di volontari della Valle, di Moena della Valle, ha messo a punto oggi sul territorio 8 anelli dedicati alla Grande Guerra, 8 anelli visitabili, sentiero, alpinistici, facili anche, ne abbiamo uno vicino a Moena sopra il Forte di Someda, un altro in località Fango che possono visitare anche le persone anziane, perché è una passeggiata nel bosco con già dei trinceroni, delle sistemazioni, via dicendo. Poi abbiamo Colvere, dove ci sono la zona delle artiglierie ed alcune trincee ristrutturate, gallerie strutturate, e finalmente la Costa Bella e la Campagnaccia, dove la via ferrata Beppi Zac e la via ferrata Bruno Federspiel sono in alta quota dei gioielli di ricostruzione, no, non è vero ricostruzione, sto sbagliando, di conservazione dei manufatti di allora, facendo dell'alpinismo straordinario, perché la catena dei Rizzoni su cui c'è la via Federspiel e la Costa Bella, fra manufatti, paesaggio e avventura della gita che si fa, sono posti da batticuore, da innamoramento. Tra l'altro noi sulla Costa Bella, nella Sasso di Costa Bella, abbiamo la gemella della mostra Guerra alla Guerra, che all'interno delle sezioni della Gran Vera, riallestita nella caverna del Sasso di Costa Bella. Quindi tu sei in prima linea italiana, in una caverna che è dedicata a postazioni mitragliatrici scavate in un monolite, e all'interno ci sono le voci e gli orrori della guerra mostrati come sono, per cui è una contestualizzazione straordinaria, per cui il turista che arriva, che fa tutta la catena di Costa Bella dal Passo Selle, buchi, gallerie, trincee, cose, poi quando arriva in fondo si vede questo posto particolare con la finestra sulla prima linea e le voci, e voci nel senso le testimonianze, le parole
e le emozioni dei soldati con la loro sofferenza, quindi una cosa che piace parecchio. E questo sistema di volontariato funziona molto bene da quando esiste la Gran Vera, perché noi tutto quello che è l'utile, e ne abbiamo, lo diamo, pagate le spese delle pubblicità. Appunto, ti interrompo perché questa, secondo me, è una cosa veramente importante, ed è appunto la domanda che volevo farti, perché in alcune località, in alcune realtà, sembra quasi infattibile questa cosa che voi siete riusciti a fare, cioè di autofinanziamento. Vuoi parlarci un po' di questa cosa? Perché è veramente importante. Allora, facciamo un territorio in diverse maniere, per poi autofinanziarsi e creare della valorizzazione che esce fuori praticamente. Noi sul territorio abbiamo, diciamo così, due punti fondamentali che sono quelli del volontariato, che sono il Fronte dei Ricordi e gli Schutzen. La compagnia Schutzen Val di Fassa è altrettanto interattiva in questa cosa, soprattutto nel restauro dei monumenti. Per cui si parte anche da questo fatto, cioè il territorio è un territorio fertile dove il volontariato è una tradizione antichissima e dove la conservazione della propria memoria è altrettanto desiderata. Per cui ognuno con il suo, perché a volte lavoriamo insieme, ma diciamo che gli Schutzen si occupano più di alcune cose che non di altre, ma il nostro territorio è un territorio curato, è un giardino. Dico questo perché se andate in Val San Nicolò trovate i monumenti ai caduti rimessi a posto, se andate al Passo Lusia trovate il vecchio monumento di Moena ricostruito al passo e via dicendo, compreso il cimitero di Vigo di Fassa e tante altre cose che vengono tenute come si deve. Di fianco c'è il Fronte dei Ricordi, che lavora alla stessa maniera, più sul lato proprio manufatti e costruzioni e restauro di trincee, via dicendo. Il sistema di sponsorizzazione, chiamiamolo così, di tutto viene anche dal fatto che, per cominciare, la Gran Vera, la mostra temporanea, la mostra permanente, scusate, era nata come temporanea, è diventata permanente, è partita per esempio in grande grazie a degli sponsor. Io lavoro nel tessile, e se voi visitate la Gran Vera troverete delle stampe favolose in grande formato su 3 metri che ricoprono tutte le pareti, quei soldati che vi guardano, vi stanno intorno. Ho trovato terreno fertile con le imprese italiane Fasac, Ghioldi e altri, che sono imprese che producono tessuti, stampano tessuti ad altissimo livello, che hanno regalato per la storia, per il centenario, i materiali. Perché li hanno regalati? Perché dietro c'era un progetto in cui gli è stato raccontato che c'era anche il volontariato, perché sapevano che questa cosa avrebbe portato ulteriore sviluppo. Quindi l'interazione fra quello che facciamo in mostra museo, il reddito che raccogliamo, che viene devoluto ai volontari, perché chi paga il biglietto di 5 euro, che è un biglietto assolutamente diciamo basico, lo capisce di farlo volentieri, perché poi da lì si muove sull'Anello del Fango o alla Costa Bella o da un'altra parte e usufruisce di un museo all'aperto ancora più ampio. Quindi è un circolo virtuoso che abbiamo instaurato, ma certo la base è nata da sponsor che però credono in questo tipo di attività, che hanno dei coinvolgimenti continuativi. Pasta Felicetti, un altro, ci ha regalato tutta la parte multimediale della grande filmato, a 9 metri di filmato che si vede nelle trincee, che è un Bergen in fiamme ridotto a 6 minuti, che però porta il nostro visitatore immediatamente nella guerra d'alta quota. Sì. È coinvolto, ci sono i suoni, i rumori, via dicendo. Questo fa tornare le persone, no? fa venire la gente, fa eco, abbiamo, ripeto, tanti visitatori, abbiamo bisogno di continuare ad averle, perché poi sanno che pagano il biglietto e il materiale viene comprato anche grazie al loro contributo. Per cui l'anno scorso l'associazione ha cambiato il pick-up che serve per andare con picco e badile, materiali, pali e via dicendo, ci paghiamo l'elicottero che porta in quota i tronchi. Adesso, tra le altre cose, nella futura interazione possibile col Parco di Paneveggio staremmo puntando, ci piacerebbe mettere a posto la zona dell'osservatorio di Cimabocche. Cimabocche è, a mio avviso, il miglior campo di battaglia d'Europa conservato naturalmente. Io ne ho visitati tanti, soprattutto
Intanto perché è facilmente raggiungibile, non ha difficoltà alpinistiche, è una lunghissima gita di montagna ma senza pericoli. Ti porta su una straordinaria cima che è 3.000 metri praticamente, 2.745, panorama incredibile, trincee e manufatti di guerra dappertutto, in buonissima parte conservati naturalmente. Parco, per cui l'intenzione è quella di proteggere questo posto al 100%, divieto assoluto di scavo, divieto di raccolta di reperti e lo dico, fate attenzione perché i controlli sono tanti in zona e c'è un sistema di protezione abbastanza importante su questo argomento. Un posto straordinario perché ci sono trincee ancora con le feritoie in cemento armato pronte, lì gallerie, caverne, scalinate, pali da reticolato originali ancora sparsi sul terreno. Per cui veramente un posto che se venisse, ed è nel programma, anche questo valorizzato, crea circuito, crea visite e crea quello che appunto molti altri guardano con un po' di ammirazione, credo, tra i tanti volontari delle Valli Trentine, perché sono molti i luoghi in cui questa cosa esiste. Devo dire che la nostra fortuna è stata un po' anche che la Gran Vera è un grande spazio. Noi abbiamo 2.000 metri quadri di esposizione, ci vogliono 2 ore per visitarla. Sono 5 sezioni tematiche, quindi una grande varietà, non è una semplice esposizione di oggetti, c'è un'interazione con il visitatore, c'è una didascalizzazione in cui per esempio alla foto austriaca corrisponde la testimonianza italiana, alla testimonianza austriaca corrisponde la foto italiana, quindi ripeto, abbiamo una collezione di oggetti decisamente interessante e prestigiosa, perché sono uniformi di alto livello e soprattutto monografica, perché poi le uniformi sono quelle dei corpi e anche dei militari che hanno combattuto nella nostra zona, quindi certo. Vedono le uniformi degli alpini qualunque o di un reggimento di fanteria qualunque, ma magari quella del 49esimo, del 91esimo, del primo reggimento bosniaco o di Landeschutze o via dicendo. Ascolta, visto che hai parlato di scavo, mi sono appuntato una cosa. Lavorando nelle trincee, immagino, per un po' riportarle alla luce, immagino che ci siano dei ritrovamenti. Tutto questo è portato all'interno della mostra permanente oppure li trattate in modo diverso e avete delle sezioni apposite per, diciamo, recuperare tutto quello? Chiedo perché molti anche sul gruppo sono interessati al punto di vista anche archeologico della certo. Grande Guerra, quindi è interessante sapere come ancora oggi, visto che hai parlato di tempo fa, quando inizialmente si trovava di tutto, oggi invece cosa accade e come ci si comporta con questi ritrovamenti, come allora, vi comportate voi? L'associazione sul fronte dei ricordi ha una licenza per la ricerca e lo scavo sul nostro territorio. I materiali vengono censiti, esiste un museo del fronte dei ricordi che è nella rete dei musei trentini, quindi un museo istituzionale, lo trovate sul sito di Trentino Grande Guerra, in cui il materiale viene catalogato e esposto. Il magazzino non è un magazzino centralizzato, è un magazzino anche nelle case dei singoli che trovano il materiale, che lo censiscono. Noi durante le campagne di restauro ovviamente troviamo del materiale, lo troviamo anche per semplice ricerca da appassionati con le dovute e cautele sia di rispetto dei manufatti che di educazione nei confronti del territorio, quindi di copertura delle buche, di ripristino degli scavi e via dicendo. I pezzi principali più interessanti, per esempio è stata trovata una feritoia blindata francese 3 anni fa, vengono esposti o alla Gran Vera o al Museo di Somena. Nel progetto Parco della Memoria della Grande Guerra della Val di Fassa, che dovrebbe partire dal Fedaia, quindi coinvolgendo anche De Bernardin, il Museo della Marmolada e lo stesso Museo della Marmolada in quota, passando per la Valle di San Nicolò e arrivando alla Val di San Pellegrino, c'è l'idea di spostare il piccolo museo di Someda, che è visitabile in orari determinati, via dicendo, nel futuro centro visitatori del Parco della Grande Guerra, che dovrebbe nascere nel restaurato ospizio di San Pellegrino, dove finalmente potremo dare una collocazione moderna
ed efficace a una miriade di manufatti di scavo che oggi sono in modo molto bello, ma un po' suggestivo e meno scientifico, esposti a Someda. Questo non vuol dire che non faremo, come cerchiamo di fare abitualmente, anche dello show di ciò che c'è da vedere, ma sicuramente quando parliamo di archeologia militare magari possiamo esporre in fila tutti i modelli di bombe a mano, uno per uno, per bene, via dicendo, le baionette, gli oggetti, via dicendo, dando spiegazione, ma anche ancora una volta dando agli oggetti un valore reale di collegamento con gli uomini che li utilizzavano. E a Someda ci sono delle cose bellissime che vanno dalle pipe, tutto quello che tutti noi appassionati sappiamo di trovare, Zeiken, pipe, pezzi di fucili, cupole corazzate, bombe di tutti i generi e tipi. Lo spazio che pensiamo di poter avere è sui 200-500 metri quadri, quindi, e tutto questo è in programma anche in un collegamento col Museo di Trento, che oggi al Col Margherita lì sopra ha una postazione, e loro sono molto interessati ad unire fauna, flora, geologia e archeologia militare in un unico messaggio. Gli abbiamo raccontato il nostro progetto e sono pronti ad aderire. Per cui ancora una volta tu mi parlavi della progettualità, e quella è lo spirito che lega tutta questa cosa è proprio data dal fatto che ci si parla fra enti, sia a livello di volontari che a livello di istituzioni, fra enti di livello culturale sicuramente alto. Questo nasce dal Museo Ladino di Fassa e dalla sezione Grande Guerra, dove è chiaro che noi abbiamo un ruolo istituzionale, però legato al territorio, legato alla quotidianità. Cioè la Gran Vera è stata allestita con ore e ore di lavoro da febbraio a giugno del 1914, Da un gruppo di 20 volontari, più gli operai del comune che partecipavano, eccetera, ma si lavorava il giovedì notte, il venerdì, il sabato e la domenica. Materiale che diciamo hai messo a disposizione, proprio come è nata l'idea di mettere a disposizione questo materiale? Solo tuo? Siete più collezionisti? Diciamo il termine collezionista. Diciamo che la parte principale è il fondo Caimi Simonetti Federspiel, si chiama così, del Museo Ladino di Fassa. Okay. Questo è il 90% del materiale esposto. Okay. Che è manichini uniformi, circa una ventina, che vanno da sciatori a Kaiser Jäger, Landesschützen, alpini, ufficiali degli alpini, c'è un bellissimo generale, Sturmtruppe e via dicendo, artiglieria italiana. Abbiamo per esempio un pezzo straordinario che è il fondo di Siegfried Kölich, che era il comandante della 21esima Morser 305 a Penia, con le sue foto, il suo modello di mortaio del Kriegsfürsorge, i suoi disegni e la sua uniforme completa. Cappotto, chepi, binocolo e via dicendo. Un fondo che ho trovato io anni fa, tutto intero, che apparteneva a un ufficiale che parla della nostra zona. Quindi questo mortaio 305 abbiamo costruito tutto un sistema di informazione. C'è il manifesto dell'epoca, ci sono gli scheggioni, perché non abbiamo un proiettile intero. Anzi, se c'è qualcuno da qualche parte che gliene avanza uno, lo prendiamo in prestito volentieri. Però magari abbiamo... se fai... Fai un appello, qualcuno risponde, qualche altro museo che ce l'ha doppio. Accettiamo moltissimo materiale anche incomodato, perché non è che debba diventare nostro, ma ci sono svariate associazioni o altre che hanno detto quando farete il museo definitivo, e non manca molto, c'è in ballo una conversazione importante con la provincia di Trento, vi prestiamo dei materiali. Voglio dire, il mio sogno sarebbe di riuscire ad ampliare al punto da avere spazi per ospitare collezioni intere di collezionisti che vogliono avere il loro spazio espositivo. Alla fine uno può tenere la roba in casa, ma la può tenere anche in un luogo sicuro e custodito, mettendola a disposizione degli altri, ma restandone proprietario. Magari riesce anche a esporre il materiale molto meglio di quanto non lo esponga in un appartamento, perché se non è un fortunato possessore di un castello, magari le sue 50 uniformi non riesce a tirarle fuori. E da noi forse un futuro potrebbe esserci. Quindi chissà mai. Però diciamo che tu mi chiedevi come il materiale è distribuito così. Poi io per esempio ho dato dei miei pezzi personali in esposizione, perché mancava un elmo da truppe d'assalto col bollo bianco, ho preso uno di quelli della mia collezione privata e l'ho messo lì, perché il lascito
cessione della parte Caini Simonetti Fedris è stata in una certa data e abbiamo dato 4.000 pezzi che andavano da fotografie, uniformi, materiali di scavo, oggetti e via dicendo. Tutto quello che è stato messo lì dopo o è prestato o è regalato o è messo in esposizione temporanea. Certo. Per cui abbiamo dei collezionisti che lasciano delle cose per un certo periodo, poi le tolgono. Nella mia qualità di curatore dell'esposizione insieme a Caimi, se qualcuno dice «Ah, io avrei piacere che la mia Villa Arperoso, la mia Sfarzlose sia esposta lì per una cosa temporanea di 6 mesi, un anno», noi siamo blindatissimi, assicuratissimi, abbiamo custodi, abbiamo video, quindi collegamenti con i carabinieri, la ronda della polizia dei carabinieri passano intorno alla mostra regolarmente per controllare di notte, quindi insomma diciamo che la sicurezza è molto curata, non è proprio così facile venirci a trovare con intenzioni cattive. E oltretutto è tutto protetto in linea di massima da vetrini, reti, videocamere, quindi insomma... Certo. E poi abbiamo una parte di scavo che è stata data dal Fronte dei Ricordi, dai suoi soci ovviamente, e qualche altro collezionista che appunto ha prestato i materiali. Però diciamo che quella parte lì della Gran Vera, il 90% viene dalla collezione Caimi Simonetti Feders. Poi invece il piccolo museo di Someda, che è quello che pensiamo di spostare al Palazzo San Pellegrino, è fatto di una miriade di pezzi di collezionisti e recuperanti, perché è un museo del recupero archeologico, che le tengono lì in gruppo, quindi di tutti. Quindi voi avete scelto, creando un po' questa cosa, di dare questa finalità alla vostra passione, questa nobile finalità che è quella di mettere a disposizione di tutti, cedendo un po' tutto quello che è il vostro materiale, di quello richiesto un po' all'interno della mostra permanente, per essere un po' visto dalla maggior parte delle persone. Esatto. Tra l'altro c'è un altro simpatico commento che vedo, sempre riguardante la prima mostra, che dice, continuando il commento di prima, mi compro anche il libro di Michele, il primo libro sulla Grande Guerra, probabilmente che Stefano ha comprato, e sì, probabilmente il nonno gli ha comprato. Ecco, se non mi sbaglio, sei anche al lavoro su una nuova pubblicazione che rivede praticamente la prima. Se ce ne vuoi parlare un po', soprattutto per chi possiede la prima, non, credo sia degli anni 80, giusto, la tua pubblicazione? Sì, il primo, la Gran Vera, già allora utilizzai il nome ladino per la Prima Guerra Mondiale, che poi è diventato anche il nome della mostra, e sarà il nome del museo permanente sicuramente. Il primo, la Gran Vera, dopo 30 anni, non tutti i mali vengono per nuocere. Diciamo che io faccio tutt'altro mestiere, non mi occupo solo di questa cosa. Quando mi chiedono che mestiere faccio, dico che faccio lo straccivendolo, perché vendo tessuti e rivestimenti per alberghi e case, e quindi sono in giro con la valigia in tutta Europa a vendere. Il Covid mi ha bloccato completamente. Io sono rimasto fermo per dei mesi. La voglia di riscrivere la Gran Vera dopo 30 anni di materiale raccolto ulteriormente, perché io continuo a essere, insieme al museo, ma anche per i fatti miei, un collezionista, quindi una quantità enorme di materiale fotografico, aggiunta di testimonianze, sviluppo della ricerca sulla diaristica, non solo grazie a me, ma da quando io ho cominciato eravamo dei pionieri veramente di questa cosa. Poi di ladini della Val di Fa sono state stampate varie storie, voci, via dicendo, documenti che escono e via dicendo. Io ho sempre avuto il desiderio di fare l'edizione 2, mai più avrei pensato di farla adesso col tipo di vita che faccio. Quindi invece questa finestra di prigione obbligata, milanese per di più, ho deciso di sfruttarla per riscrivere il libro. Impresa non facile, come sempre in queste cose. Speravo di uscire adesso a Natale, è stata rimandata l'uscita anche perché col Covid non aveva molto senso, ma in realtà anche perché il lavoro, la mole di lavoro da sviluppare per una ricerca approfondita sulla Grande Guerra in Val di Fassa e a Moena, diciamo che parla della Val di Fassa, ma Moena è un po' una scusa per approfondire e andare a raccontare vari aspetti, perché il libro non ha soltanto la parte di storia militare, ma uniformologica e via dicendo, ma anche sezioni sociali, sezioni economiche, sezioni riguardanti la politica di allora, l'istruzione, la scuola, la vita quotidiana. Interessante tutto il contesto.
la Galizia è una parte importante che conta nella memoria, nell'esperienza di allora, i prigionieri di guerra, il tutto legato a moltissime fotografie che parlano, perché il libro ha un impianto didascalico delle fotografie che è quasi a sua volta già un libro, per cui ci saranno due piani di lettura, uno lo può sfogliare per le foto, circa 280-300 immagini, e poi altrettante pagine sostanzialmente che raccontano e che si intersecano. Per esempio, una cosa molto bella, secondo me di grande soddisfazione, nel primo libro c'era il diario di Vigilio Jelico, che ha fatto la guerra sul fronte ucraino, galiziano e poi in Romania. Allora i nomi delle località, i posti, i percorsi, era difficilissimo rimetterli insieme. Oggi con internet mi sono divertito a fare la mappa con Google, segnando i chilometri, le distanze, le soste, per cui questo signore, e lo si può vedere nel libro, ha fatto 8.000 chilometri la seconda volta, 7.000 chilometri la prima, in vari mesi di guerra, e di molti luoghi ho trovato foto dell'epoca, contestualizzazione, per cui quando leggi vedi i posti di cui parla, per esempio. E questo è emozionante, a mio modo di vedere. Insomma, a me ha dato una forte emozione poter dare ancora più voce a quest'uomo con le immagini dei luoghi che ha visitato, con le percorrenze, con informazioni in più e via dicendo. Poi, per esempio, abbiamo approfondito, ci sarà un piccolo paragrafo, ma è molto carino, su Carlo d'Asburgo e le sue visite, tra l'altro con delle foto straordinarie, in parte già viste, delle parate di Carlo d'Asburgo a Pezzè, dietro Moena, ma le Saint-Étienne, le Villar Perosa, le uniformi speciali, un po' di commenti, un po' di dedicato anche alla parte uniformologica, c'è un contributo con alcune immagini della magnifica collezione di Andrea Marighetti che mi ha fornito alcune icone dell'uniforme austro-ungarica, testimonianze del campo di battaglia di Cimabocche, con le cartine parlate per vedere come sono gli attacchi, dove andavano, dove tornavano, alcune contestualizzazioni ieri e oggi, per esempio, con foto poche, perché poi ho in mente un altro lavoro su questo argomento, ma qualche foto di com'era il campo di battaglia ieri, com'era oggi. Ci sarà un giro virtuale fotografico, passeggiata sulla Costa Bella, tramite le foto d'epoca si sale sul Bar della Campagnaccia, si arriva fino alla prima linea austro-ungarica, ma un po' come se si fosse accompagnati da un ufficiale austriaco del tempo, con le voci di chi era allora sul posto, insomma. Ecco, questi sono i cambiamenti che nel libro sono abbastanza importanti. Okay. Intanto c'è una domanda, ma non so se riguarda poi la valle, i territori affrontati. Chiedono se per caso nel tuo cammino da collezionista hai mai incontrato cimeli della Brigata Gaeta, anche se non so no. Se poi... No, infatti non... Prima di tutto, a memoria, non credo che fosse nella zona dove io ho operato. Io devo dire, ho scavato e lavorato sostanzialmente in Val di Fassa e Val di Fiemme, Lago Rai, quindi la Gaeta non la ricordo. E poi per un certo periodo, in anni fortunati e incredibili, nella zona del Colbonato e Grappa, perché frequentavo per ragioni amorose quella zona, e quindi sabato e domeniche a volte si passeggiava nei boschi sotto. Non è brutta, non è brutta la zona del Bonato. No, molto interessante, ma quando ero questa cosa qui è 20 anni e passa fa, era ancora piena, più bella, piena di bombe inesplose, di bombe a mano e di elmeti dappertutto, incredibili. I costoni che scendevano verso la Valsugana erano straordinari. C'è un'altra domanda, qualcosa sulla Croce Rossa austriaca in valle, da Elena che fa questa domanda. Allora, sulla Croce Rossa austriaca in dettaglio no, ma sull'organizzazione con cui la Croce Rossa veniva anche finanziata e partecipava, cioè il fondo Orfani Vedove di Guerra, il Kriegsversorgungshilfe, sì, c'è un paragrafo apposito dedicato a questa cosa, ma non approfondimenti specifici, perché io materiali, diciamo, di approfondimento non ne ho trovati, anche perché io non credo che la Croce Rossa fosse presente come Croce Rossa in valle all'epoca, perché c'era il servizio militare di sanità, che quindi non era la Croce Rossa. La Croce Rossa è un'organizzazione indipendente internazionale, mentre invece c'è un'interazione fra la Croce Rossa e la sopravvivenza dei prigionieri di guerra nei campi prigionieri russi, che però non è approfondita nel mio volume. Ok.
Faccio io una domanda che forse più di, visto che comunque si tratta tutto come chiacchierata informale, ti faccio io una domanda un po' più di gossip rispetto che scientifica. Come si trova negli anni 80 un altro appassionato a Milano in università? Si trova perché mentre ti siedi fuori dalle scale della biblioteca, pensando finalmente all'estate, guardando le ragazze che passano in cortile, gli domandi: ma tu dove vai in vacanza? E lui ti risponde: vado in Val di Fiemme. Dice: ah, anch'io vado in Val di Fassa. E gli dici: ma tu cosa fai quando sei in vacanza? E vado in montagna e trovo le robe della Grande Guerra. Ah, anch'io faccio la stessa cosa. Allora ci vediamo, è certo che ci vediamo, e da lì comincia una storia comune che va avanti per lungo, lungo tempo. Sì, no, ma infatti sembra abbastanza raro, poi soprattutto nelle nostre zone, che qualcuno si interessi a argomenti più, possiamo chiamarli di altre regioni, perché è più sentita in altri luoghi, quindi la trovo abbastanza curiosa come cosa. Sicuramente anche tempo fa ancora più raro probabilmente incontrarsi con questa passione comune. Allora, devo dire che in realtà le nostre zone alpine, cioè il Trentino e il Sudtirolo, sono dense di appassionati perché gli oggetti li incontri, quindi li incontri a casa, li incontri nel fienile, li incontri nei cassetti, li incontri nella memoria dei vinti. La memoria dei vinti nelle nostre valli è fortissima perché è l'ultimo baluardo per resistere a una colonizzazione del territorio che negli anni 20 è stata fortissima. Ti assicuro, nelle vecchie case fassane e quelli che hanno ancora una vecchia casa ce l'hanno, non esiste una stube dove non ci sia un Kaiser Franz. È ancora lì appeso dappertutto, è appeso nelle osterie. Questo non vuol dire essere per forza austriacanti, come tante volte si viene definiti, via dicendo. È semplicemente una voglia di non recidere le proprie radici. Io ti assicuro, quando ho fatto la prima mostra a Moena e anche quando feci quella nel Tabiasa Nach, che ricorda l'ascoltatore che gentilmente ha fatto prima memoria di questa cosa. Tu non hai idea, non avete idea del numero di persone anziane che sono venute a stringermi la mano dicendo: ci hai ridato la dignità della nostra storia. Sei il primo che dal fascismo in poi si interessa al passato dei nostri padri. Sei il primo che finalmente ha il coraggio, e allora ci voleva forse anche un po' di coraggio, di mettere sul tavolo onestamente che noi abbiamo una storia che non è uguale a quella del resto del paese, che non è né brutta né bella, ma non vogliamo perderla. E questa è stata una spinta fortissima. Nel 2014 l'amministrazione comunale di Moena, su duro lavoro e offerta di Federica Cavallin, che è una ragazza italianissima, veneziana, che ha avuto due nonni che hanno subito fortemente la Prima Guerra Mondiale, uno è morto subito dopo di malattie, ha regalato la scultura bellissima che abbiamo nella piazza di Moena, che è la scultura di un soldato austriaco inginocchiato in una posizione di pietà, di preghiera, quindi nessuna volontà assoluta di guerra, però tenete presente che è la prima statua esistente in una piazza pubblica di tutto il territorio nazionale. La pace si fa onorando i vinti e i vincitori alla stessa maniera. Quindi, perché la memoria dei trentini e dei tirolesi non deve avere un luogo pubblico? Nei cimiteri ci sono le statue, ovviamente, questo è chiaro, ma migliaia di statue dedicate giustamente al sacrificio degli italiani, non c'è paese, paesucolo italiano che non abbia un monumento ai caduti in mezzo alla piazza. Ai sudtirolesi questa cosa è stata negata per 100 anni praticamente. Quindi abbiamo deciso di fare questa cosa, ripeto, è un soldato in posizione non bellicosa, inginocchiato, col fucile in mano, il cappello per terra che onora un caduto, che potrebbe essere anche un caduto italiano, anzi mi spero che possa essere così come quello austriaco, però è la memoria del territorio. E tutti si fermano a guardare, a fare le foto, italiani, stranieri, i nostri compaesani, i giorni di novembre mettono un fiore sulla statua per ricordo.
ed è una cosa secondo me molto importante, molto bella, perché proprio la conservazione della memoria vuol dire rispetto dei popoli. A proposito appunto di anche stranieri in queste valle, cioè in queste valli c'è appunto una domanda. Visto un aspetto legato sia al turismo, ma anche al fatto che probabilmente, almeno qua così dicono, in un commento lunghissimo che sto cercando di riportare, probabilmente anche perché in diverse pubblicazioni si dice che se ne parla poco, è la tematica dei prigionieri russi, serbi, rumeni in Val di Fassa e Fiemme. Chiedono se hai mai pensato di approfondire appunto questa. Allora, nella Gran Vera ci sono svariati passi dedicati alla loro esperienza, alla loro storia. Ci sono dei numeri, ci sono delle piccole testimonianze, tra cui quella di mio nonno che portava loro da mangiare bucce di patate, resti della cucina, al piano sotto dove erano a Ziano, davanti al vecchio comando austriaco, che oggi è dove c'è l'Hotel Rio Bianco. La casa di fronte era la casa dove stava mio nonno all'epoca con suo padre, sua madre, e lui tutte le sere, o le sei, perché si mangiava a quell'ora, portava a questi uomini gli avanzi di cucina per aggiungere qualcosa al loro pasto. E ne ha un ricordo tenerissimo, ne dava un ricordo tenerissimo, perché diceva che gli davano le carezze, lo trattavano bene, gli sorridevano. Evidentemente il bambino portava da mangiare con la fame che avevano questi. Poi ci sono dei passi di diario in cui sottolineo, che ho prelevato apposta per parlare di loro, su come erano trattati. Per esempio, nasce un'interessante differenziazione razziale, proprio etnica, fra come sono trattati i serbi e come sono trattati i russi. I serbi sono trattati male, malissimo. Perché? Perché sono i nemici che hanno ucciso Francesco Ferdinando, probabilmente. Quindi sono il nemico numero uno negli occhi dei giovani combattenti di allora, mentre i russi sono trattati un po' meglio. Poi esiste forse una differenziazione anche etnico-religiosa, perché può essere che una parte dei serbi fossero di religione musulmana. Peraltro lo erano anche i bosniaci lealissimi o semileali che combattevano nel primo e il secondo reggimento in Val di Fassa, che, a parte una piccola defaianza a Cimabue, pare abbiano combattuto come dei leoni. Però sui serbi le testimonianze dicono che erano più sporchi, più straccioni e anche più maltrattati, usati per fare lavori più duri, mentre invece con i russi il trattamento era più rispettoso, tra virgolette. Poi venivano comunque spinti a bastonate su per le salite con dei carichi mostruosi e mangiavano niente, morivano di stenti. Abbiamo nel cimitero di Moena, elencato nel nuovo volume Gran Vera, ma c'è anche quello vecchio, dei prigionieri morti, di cui uno, se ricordo bene, non vorrei dire una stupidata, in un tentativo di fuga, ma nell'elenco ce ne sono un paio, un certo Likachenko e un altro, non si capisce bene di dove siano, chi fossero, perché chiaramente più che là. Sono dati che sono ricavati dal libro della parrocchia di Moena, dove c'è l'elenco dei caduti e dei morti di tutto il periodo, e quindi il parroco annotava anche i forestieri morti, ovviamente. E quindi sono lì. Erano sicuramente tanti. Io ho fatto un calcolo sul paese di Moena, secondo me c'erano circa 500-600 prigionieri che si alternavano in varie zone, per cui 50-100 stavano in paese a turni e poi salivano sulle cime a fare servizio. Li vediamo a volte in posti impensabili. Ci sono delle foto di delle due cannoniere, postazioni d'artiglieria del Passo delle Selle, in cui ci sono gli ufficiali austriaci in posa, belli, di fianco al cannone, e lì c'è un bel prigioniero di guerra che è come se stesse a fare anche lui la partecipazione delle cose. Abbiamo delle foto di partecipazione dei prigionieri alla vita quotidiana, queste sono già state pubblicate, anche affettuose, cioè una famosa a Canazei o a Polza, non mi ricordo, con dei reduci austriaci dal fronte in licenza o forse dal fronte di Fassa, la famiglia, le donne, eccetera, e anche un buon prigioniero che è lì con loro in posa sorridente, come se fosse membro della famiglia. Ma del resto questo accadeva anche per i prigionieri austriaci in Russia. I più fortunati, che lavoravano dai contadini, a volte avevano anche la fortuna di trovare famiglie benevole. Perché poi, ancora una volta, il problema non era l'animosità politica di tutta questa gente. La massa non aveva visioni politiche della guerra. La massa viveva la guerra per quello che era. Quando si doveva smettere di sparare, o si poteva smettere di sparare, e non vedevano l'ora di farlo,
basta vedere tutta l'epopea dei prigionieri trentini nei campi di prigionia di Kirshan o degli altri posti, dove una minimissima parte si arruola nei battaglioni neri, un'altra parte va ad aderire all'offerta italiana, ma assolutamente solo se non vengono mandati a combattere, perché la realtà di quella gente era che la gente non voleva stare a combattere, non voleva farsi ammazzare, punto e basta. È importantissima questa cosa che stai dicendo, perché i grandi non gli importava niente. Soprattutto sui social si ha questo riscontro quasi quotidiano, romantico, patriottico di ogni singolo soldato, ma al contadino sardo, al contadino del sud, di star lì ne frega niente, cioè almeno quello che penso, se visto in un contesto, probabilmente lui voleva essere a casa, non è che voleva andare a recuperare Trento e Trieste, penso guarda, un po' come te su questo aspetto. Contentissimo che tu dica questa cosa e la ribadisco fortissimamente. Purtroppo esiste una nuova generazione di appassionati della Grande Guerra che ha ripreso gli stessi esatti toni del dopoguerra, prima guerra mondiale. Non, secondo me, vogliono leggere. Quando leggono determinati libri, con la scusa che sono scritti negli anni 60 e 70, sono libri comunisti. Io sono di destra, non sono di sinistra, ma trovo che siano sacri testi scritti seriamente. La storia è storia, non ci sono bandiere, non ci sono interpretazioni. Mi è capitato di fare delle polemiche su Facebook perché Emilio Lussu era socialista e quindi anche Francesco Rosi col suo film sono di sinistra, per cui la visione che hanno la guerra per forza è vero che Francesco Rosi utilizza la Grande Guerra in un momento di rivolta e rivoluzione sociale per far capire che le masse non coincidono al volere dei grandi, ma il dato di fatto però che quei fatti erano accaduti. Poi che lui possa in parte strumentalizzarli per quella cosa, a me non interessa. A me interessa il fatto che da studioso della Grande Guerra che viene fuori la verità di questa cosa. Andiamo, come dice Battista Chiocchetti, ad ammazzare, a farci ammazzare per una causa che non conosciamo e non vogliamo conoscere addirittura. E questa è la voce del 90% delle persone. Per cui a me fa profondamente incazzare, lo dico chiaramente, perché sono disposto a litigare con chiunque, quando, dimenticando questa cosa, si inizia a dire onore, gloria, vittoria, sembra di sentir parlare chi mandava gli uomini a morire ma stava a casa seduto in panchina. Io penso che l'onore e la gloria di tutti, quelli che ci hanno creduto, quelli che hanno preso le medaglie, quelli che sono lanciati contro le trincee nemiche convinti di vincere, di liberare Trento e Trieste, perché esistevano anche quelli, e tutti gli altri, quando sentono le persone comportarsi e parlare in questa maniera anacronistica, si rivoltano nella tomba. L'onore e la gloria di questi soldati comincia dalla merda, dalla puzza, dal fango, dalla tristezza, dal pianto, dalle famiglie distrutte, dalle donne abbandonate, dalle mogli, dai figli abbandonati, dai 90 milioni di debito che il paese ha finito di pagare negli anni 80 di questo secolo, di soldi sprecati per fare una guerra che non ha portato a un bel niente. Perché che cosa hanno preso i signori industriali che hanno voluto questa guerra? Hanno avuto le riserve idriche del Trentino, benissimo. Per far che cosa? Cannoni per la seconda, che è stata anche persa. I territori conquistati hanno giovato ai contadini a cui erano stati promessi? Chi cazzo è andato a zappare sul Carso per piantare del grano? Sono tornati a casa mutilati, disperati, senza una lira in tasca, e non gli è arrivato nient'altro che una dittatura poco dopo. Quindi di che cosa stiamo parlando? Onorarli vuol dire rispettare tutto questo, incluso, sono d'accordissimo, l'eroismo e il sacrificio, che meritano, perché c'era chi credeva, chi si è arrampicato, chi si è lanciato coi reticolati, chi ha tolto l'orologio dal taschino e l'ha dato ai suoi compagni dicendo vado per la patria e morirò per la patria. Però questa non è la maggioranza delle persone e siccome siamo in democrazia, la maggioranza va rispettata. Non si può sempre usare la punta dell'iceberg di quelli che hanno in mano la tecnica o le possibilità di comunicazione, cioè i borghesi che erano in grado di scrivere i diari e hanno scritto la storia come volevano loro. Esiste la storia dei contadini, esiste la storia dei mutorebelli, di quelli che hanno parlato anche delle masse. Le masse vanno rispettate. Per cui se abbiamo un gruppo di 200 ufficiali che hanno lasciato dei bellissimi diari eroici, ci sono, vanno considerati per quello che sono, ma bisogna anche rispettare tutto il resto. Avere una visione. Ti piacerà molto la pubblicazione per la quale mi hai prestato anche del materiale del prigioniero italiano Mauthausen, perché
pur essendo un semplice soldato, ha questa visione d'insieme e veramente lo trovo molto bello perché sembra proprio una persona che come noi sta parlando in maniera oggettiva, pur essendo schierato da una parte. Ma ascolta, posso prendere l'occasione di dire questa cosa perché è collegata. Sì, dai, sì, Ho parla, parla. materiale che apparteneva al generale Riveri, all'epoca colonnello comandante del 115esimo. Si trovava a Mauthausen, tra l'altro, materiale bellissimo che mi hai già dato. Materiale che io ho ricevuto direttamente dalla famiglia, perché è la figlia di Riveri, Elena Bagnara, Aggio, mi ha regalato per la mia laurea. Mi ha regalato il frustino di Riveri, quello che si vede nelle foto della Ringa del Basson. Mi ha regalato i suoi portasigarette di Mauthausen, la sua scatola di Mauthausen, le sue fotografie e l'altro giorno mi ha regalato gli atti copiati su carta originale con la soluzione del processo che ha subito. Io ho indagato molto su questa persona e c'è anche un bellissimo libro molto serio che parla di Riveri e del Basson, con tutti, lo consiglio moltissimo, un libro meraviglioso, leggetelo, è un libro che fa della storia del Basson un giallo, in cui viene fuori sostanzialmente che Riveri è stato colpito da gas italiano, quindi Ellison si è anche beccato un ordine di Maria Teresa favorito della situazione, gas italiano provato per la prima volta con lanci di artiglieria e di gas per spingerlo contro il nemico, contrariamente al fatto che lui volesse tornare. Non ha fatto niente di male questo uomo, è andato in guanti bianchi con la bandiera all'assalto come si faceva allora, ma quando ha capito che non si poteva più andare ha chiesto di essere soccorso, aiutato con rinforzi e tornare indietro. E i suoi colleghi non gliel'hanno permesso perché avevano paura di fare brutta figura e di perdere il posto. Riveri è stato ferito, è tornato a casa, poi è andato a combattere in Albania negli anni 20 e via dicendo. E dai testimoni della sua famiglia, lui aveva una grossissima e profondissima angoscia, rimorso e dramma dei 2000 soldati di 18 anni che erano con lui in quel combattimento. Sapeva di averlo dovuto fare, l'ha affrontato al meglio, al punto che gli austriaci gli hanno fatto l'onore delle armi, ma credo che prenderebbe a schiaffi chiunque, pur essendo un eroico ufficiale con la bandiera all'assalto, parla della Grande Guerra come ne parlano alcuni oggi. Ne sono convintissimo. Sì. Ma poi soprattutto ne parliamo Anzi, noi adesso, 100 anni dopo. li sfiderebbe a duello, questo farebbe. Ma soprattutto ne stiamo parlando come se fosse storia, quasi certe volte litigando su alcuni aspetti, come se fosse ancora tutto da scrivere. Ormai è scritto, siamo in un contesto completamente diverso, mi sembra inutile rivangare certe politiche o certe questioni. Ormai siamo in Europa, siamo nel 2020, in un contesto completamente diverso. È giusto ricordarlo, è giusto ricordare queste persone che hanno dato la vita, volenti o non, però senza star lì a fare della retorica, come giustamente stai dicendo Esatto, tu, beh, io la vedo ogni così, poi 5 minuti. ognuno faccia Sì, quello ognuno è che libero, certo, l'importante è sempre valorizzare, poi ci troviamo tutti con la passione e appunto queste serate servono anche per il confronto. Se qualcuno la pensa in modo diverso, è ben invitato a esporre il vuole. Pronti a proprio far pensiero. dibattito, certamente. Esattamente, potremmo fare una serata su questo tema tranquillamente. Una Ritornando, battaglia, fuori una battaglia sicuro. ritornando ai commenti e al tema centrale della serata, c'è Alessandro che elogia il vostro lavoro e dice: ti rendi conto di star visitando una mostra viva che non si esaurisce nelle pur poche ore della durata della visita stessa. Quindi proprio a Alessandro gli è sicuramente rimasto qualcosa. Poi c'è Andrea appunto Marighetti citato che dice: ciao Michele, ho sempre pensato che la guerra in montagna sia stata anche l'occasione per promuovere lo sport alpinistico, coinvolgendo personaggi al livello di Messner, per esempio. Ci sarebbe l'occasione per dare più luce ed un giusto peso anche ai ricordi della Grande Guerra. Cosa ne pensi? Ne penso che ci ho provato. Messner è venuto a visitare la Gran Vera con Filippin, è stato dentro 2 ore con me, chiusa, mostra chiusa, riservata a lui perché è uno che non ama le persone intorno. Abbiamo parlato a lungo, era molto interessato anche sotto il profilo delle attività, perché lui è proprietario di un museo a sua volta, quindi gli piaceva anche capire dei meccanismi di tipo museale e via d'intorno. Proprio in quel momento, pensando ad Andrea, ho tentato di proporgli di fare una sezione museale nei suoi spazi dedicata all'alpinismo militare, ma non sono riuscito a venirne a una. Abbiamo avuto 2 o 3 colloqui con i suoi uomini,
è un uomo pieno di interessi, sfuggente, poi in quel momento voleva fare il cinema, quindi probabilmente non era il momento giusto. Speravo si appassionasse, ma devi tenere esatto nel presente che lui cerca di stare il più possibile lontano dalla Grande Guerra, perché in quanto sottirolese appartiene a quei sottirolesi che vogliono volare alti ed evitare il problema dei conflitti nazionali. Viene da un'età in cui i conflitti nazionali etnici del Sud Tirolo sono stati anche forti e violenti, e ha sempre schivato questo argomento prontamente, tanto vero che molti sudtirolesi non lo amano moltissimo per questa sua posizione totalmente internazionale, che non dà un minimo di attenzione alla storia e alla sofferenza di un popolo che soprattutto negli ultimi 40 anni e nei primi anni del ventennio ha subito sicuramente una grossissima tortura da parte del regime occupante, e quindi lui ne sta lontano, per cui ha paura, a mio avviso nettamente, di coinvolgersi in una cosa, per quanto potrebbe essere un museo alpini austriaci, di entrare nel tema Grande Guerra, perché non vuole essere coinvolto. Sarebbe stata un'idea bellissima, poi Andrea ha questa specializzazione di collezione straordinaria, e gli ho parlato con Messner personalmente proprio pensando ad Andrea in quel momento, credo che stesse scrivendo il suo libro Aquile, bellissimo libro, quindi era il momento giusto, ma non sono riuscito a sfondare la porta. Ok, spero Andrea che ti abbia soddisfatto un po' la risposta. Ma ci riproviamo, non si sa mai. Ok, intanto c'è un'altra domanda. Aggiungo una cosa però. Sì, vai. Se io un domani riuscissi ad avere uno spazio opportuno, avrei piacere di invitare Andrea, anche, ripeto, come collezionista privato, quindi concedendo uno spazio per una collezione privata che va in esposizione pubblica, per ospitare i suoi materiali e la sua competenza, perché è un tassello imperdibile quello che fa e quello che può offrire. Quindi non è detto che sviluppando il territorio, la Gran Vera, non si riesca magari a fare ulteriori sezioni distaccate, perché io sono convinto anche che il territorio potrebbe essere fatto con una musealità diffusa, per cui perché non andare sotto la marmolada a mettere la collezione di Andrea, facendone un altro punto di attrazione, o magari nell'edificio del Passo San Pellegrino, dove stiamo andando, con le dovute attenzioni, sicurezze, remunerazioni se è il caso, e via dicendo. Certo sarebbe una cosa non farsi scappare. È una proposta indiretta. Quindi, ritornando appunto alle domande, parlando sempre dell'argomento, Sergio dice non sarà mica l'unico alpinista da prendere in considerazione per ampliare un po' il discorso. In che senso alpinista? Non ho capito la domanda, scusami. No, penso si riferisca all'argomento dello sport alpinistico. Ah no, certo. Personaggio citato, quindi magari si può chiedere a qualcun altro, ecco, Sergio. Possiamo ragionarci. Adesso c'è questa evoluzione appunto sul territorio, per cui è pubblico lo sponsor che si occuperebbe, perché il Covid ha fermato tutto, dell'ospizio di San Pellegrino, è la Salewa, quindi un gruppo che è attento alla montagna. Perché non coinvolgere loro? Cioè, non sto pensando neanche solo a un alpinista, ma appunto magari a un'azienda, la sportiva Salewa, che è coinvolta nella montagna insieme agli alpinisti, perché poi queste aziende in realtà hanno delle scuderie di alpinisti importanti, quindi e potrebbe essere sicuramente il modo giusto per come dire, mettere insieme le forze. Al Passo Rolle esistono le caserme della finanza vuote. Si potrebbe ragionare anche su un progetto di questo genere. Adesso quest'anno non si riesce neanche a scappare da Milano per andare in Val di Fassa, perché saremo tutti prigionieri, e quindi però la prima occasione in cui salgo cercherò di pensare a questa proposta di Andrea, perché mi piace, tanto per aggiungere una cosina da fare a tutte le altre pochissime che abbiamo ancora. Ne mancano 3 o 4, ma fa lo stesso. Parlando della statua che hai citato, sì. Chiedono statua bellissima, chiaramente si tratta, sto cercando di dire, all'aperto, non va a deteriorarsi, poi continua. Qualcuno mi ha detto che la cosa è in qualche modo voluta, ha un certo significato. Allora, non è voluta nel senso del
di una volontà, però abbiamo deciso di non farla in bronzo e di non farla in pietra, per modo di dire, per due ragioni. Primo, non avevamo i soldi. Secondo, non avevamo l'artista volontario. Terzo, una statua di legno è un simbolo tipico della tradizione, della cultura della Val Gardena, della Val di Fassa. Quindi usare un altro materiale poteva andare bene, ma diciamo che il legno di Cirmolo è un legno che dura tantissimo. Si bagna, si asciuga, è nata bianca, pallida, pulita, oggi ha i suoi segni del tempo, fra virgolette. Crediamo che il deterioramento di un manufatto di questo genere vada intorno ai 25-30 anni e quindi può anche essere restaurato, aggiustato, compensato, perché essendo legno, se delle parti si staccano, si fa altro che chiedere a Federica, che durerà 100 anni, di riscolpire e di rimettere a posto. Gli scultori di legno ne abbiamo, una bellissima scuola d'arte a Vigo di Fassa, qualcuno farà in modo che non si deteriori, se ci teniamo. Non ha trattamenti sopra, però il legno di Cirmolo è veramente molto duraturo, quindi non dovrebbe avere grossi problemi di una durata media logica. Certo, bronzo di Riace lo troviamo, questa no. Altra tematica, invece saltiamo proprio su un'altra cosa che abbiamo affrontato, se per caso puoi suggerire i titoli dei libri che hai menzionato rispetto alla visione di massa e non quella convenzionalmente raccontata. Beh, allora, adesso così a ruota libera c'è 1917 di Mario Isnenghi, c'è Diario di un imboscato di Frescura, c'è Kobilek, Diario di battaglia, c'è Emilio Lusso, Un anno sull'altipiano, per quanto riguarda la diaristica. Poi c'è il libro bellissimo di Paul Fussell, La memoria della grande guerra o qualcosa del genere, pubblicato dal Mulino. Per esempio, Isnenghi e Fussell sono i due che, se uno non legge, secondo me non c'è in questa cosa, perché sono analisi che sono anche analisi che vanno al di là del fronte italiano, evidentemente in certe situazioni, dove, indipendentemente dal fatto che magari alcuni fatti storici hanno trovato altre spiegazioni o altro, però saltano fuori veramente alcuni temi fondamentali della guerra. Ma per esempio, meraviglioso libro da leggere oggi è Tornare in Italia di Simone Attilio Bellezza, un libro straordinario, che è un libro pubblicato dal Mulino Bologna, che parla come i prigionieri trentini divennero italiani. E questo libro, che è scritto da un italiano italianissimo, fa una chiarezza straordinaria, seria e documentata sui sentimenti dei trentini e degli uomini, quindi, prigionieri dell'esercito russo, da quelli che hanno disertato a quelli che sono stati fatti prigionieri, come hanno vissuto la prigionia, come hanno voluto entrare o non entrare nei battaglioni, perché e per come si sono dichiarati italiani, con numeri, cifre, eccetera. Oltretutto, leggere questo libro vuol dire anche capire l'irredentismo, che è un tema che suscita ancora un sacco di dibattiti, ma siccome questi sono quelli che poi hanno optato in buona parte per l'Italia, si capisce quanti erano, quanti pochi fossero e quanto la fame e il desiderio di smettere di combattere fanno condividere scelte pseudopolitiche pur di tornare a casa. E da questo ad essere dei veri redentisti cambia un bel po'. Poi c'erano anche quelli che ci credevano sul serio e lo dicono chiaramente. Di libri ce ne sono parecchi. Poi adesso io purtroppo sono in una fase di trasloco, quindi ho la mia biblioteca tutta dentro degli scatoloni, per cui non ho in mente tutti i titoli uno in fila all'altro, ma se questo ascoltatore mi vuole scrivere, poi con calma me li faccio tornare in mente, mi trova su Facebook, mi chiede l'amicizia e volentieri gli do un po' di titoli a ruota libera mano a mano che mi vengono in mente. Certo, tanto sei pagato sopra. Esistono studi seri, studi approfonditi di tipo politico, militare, sociale, soprattutto degli inglesi e dei francesi, che parlano bene di questa cosa. E poi, ringrazio. Ripeto, Mario Isnenghi secondo me è uno di quelli che ha dato un contributo fondamentale. Cioè, 1917 è un libro straordinario, perché va dentro nell'anima dei soldati, in quello che gli succedeva, a parte le parti tecniche militari, si capisce molto bene la gestione dell'esercito italiano, come era composto, come venivano fatti i cambi, come si ragionava, né meglio né peggio che negli altri eserciti a livello di ufficiali, però vengono fuori poi le realtà della massa molto chiaramente. Sì. No,
Graziano, che aveva fatto appunto la domanda, ti ringrazio. Prego. Allora, visto che credo abbiamo un po' esaurito le varie tematiche, abbiamo passato di gran lunga anche l'ora, io ti ringrazio anch'io a mia volta, ti ringrazio per tutti gli argomenti portati. Il piacere è sempre mio. Ringrazio tutti quelli che sono stati all'ascolto e vi do un appuntamento alla prossima serata. Buona serata a tutti, ringrazio anch'io gli ascoltatori, è stato un piacere avervi intorno, purtroppo non di persona. Vi comunicheremo, se posso approfittare, quando e come sarà presentato il nuovo libro, probabilmente con l'apertura della stagione estiva della Granvera, con cui spero si possa fare una conferenza stampa e anche bere un bicchiere insieme alla fine della conferenza, per cui siete graditi ospiti. E poi dico chiaramente, sono su Facebook a disposizione di tutti chi ha bisogno di informazioni sulla mostra, quando si può visitare, dove, come o altre cose, o consigli collezionistici. A me piace molto il contatto di questo genere con il pubblico e Riccardo, ti ringrazio molto perché questa opportunità di parlare è utile e importante per tutti, è un confronto molto interessante. Quindi grazie tante per l'opportunità che mi hai dato e buona serata a tutti. Grazie a te, buona serata a tutti. Ciao, ciao, ciao.